Come sei licenziata? Oh sì, ha detto la responsabile che facevamo fare tutto a lei. Ma non è vero. No, 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 no. Lo escludo. E quindi. Quindi adesso chi le pulisce i vetri della vetrina? Lo fai tu? E poi c'è anche da togliere i tester, quelli vecchi, e sostituirli. E lo fai sempre tu? Sì, guarda, oggi proprio non ho voglia. Ma no, ma che? E mi sono svegliata così, è stata una notte un po' movimentata. Ma no, sono riapparsi i vecchi fantasmi e... I fantasmi in casa? Ma no, ma che c'entra? Ma no, intendevo che ho pensato a cose passate. Lascia stare, te lo racconto un'altra volta. Ma no, mi veniva in mente il mio ex fidanzato. No, non questo. Ma no, non lui. Ma che c'entra che quella è di 4 anni fa? Oh, l'ultimo. Aristide. Te l'ho pure presentato. Sì. Ah, non ti ho raccontato com'è andata. Una storiaccia. E in pratica mi diceva che andava a calcetto. E invece si vedeva. No, l'ho scoperto perché l'ho seguito. Sì. Ho fatto le poste. No, non l'ufficio postale, ma vabbè. L'ho seguito e ho scoperto che si vedeva con questa. Sta ragazza. Vai, ragazza. 10 anni più di lui. Anche io, sì. Anche io avevo 10 anni più di lui. E quindi è mia coetanea allora. E si vede che gli piacciono quelle più grandi. Ma il punto comunque non è questo. Shh. Aspetta che se ci sente la responsabile poi ci riprende. Sì, stavo andando a controllare l'agenda. Devo toccare delle persone oggi, sì. No, ma ci pensa Irina per la vendita. E Tatiana pulisce i tester e li sostituisce. Tranquilla, non ti preoccupare. Un'esasperazione questo negozio, mamma mia. Poi siamo 10.000 e sembra che sempre ci sia qualcosa da fare. Che non si riesce a fare. Se non si fosse licenziata la stagista sarebbe stato meglio, però comunque. Dicevamo? Ah sì, e niente, l'ho seguito e ho visto che insomma stava con questa Aleida. No, no, non ha mai saputo che li ho incontrati e l'ho lasciato con una scusa, gli ho detto che avevo bisogno di una vacanza, che avrei dovuto riflettere. E lo so. No, non mi andava, non mi andava. Ma sì, guarda, ogni tanto ci penso, ma quanto era brutta questa. Ma secondo me era anche poco intelligente, sai. No, non ci ho parlato, però l'ho vista da come sorrideva, da come si muoveva. Alta, sì. Bionda. Occhi azzurri. Credo facesse la modella. No, no, non era bella. La bellezza è qualcosa che nasce da dentro. Lei dentro, secondo me, aveva solo il marciume proprio. Brutto, brutto. Con quegli occhi azzurri grandi. Quella pelle bianchissima. Mamma mia.
Comunque, devo verificare gli appuntamenti di oggi perché mi sa che devo truccare qualcuno. Sì. Mi hanno preso apposta. Sono l'unica che sa truccare qua dentro, lo sai. Non te la prendere. Sei un po' scarsa. Comunque, non mi piace per niente la condizione igienica di questo negozio. No, ma che c'entra? Puoi pulire quanto vuoi, ma dobbiamo usare sempre gli stessi pennelli per tutti. Cioè, gente che viene a farsi la prova trucco sposa. Ma sì, ma dai, proprio igiene zero. Penso che coincidenza. Si chiama Leida. E viene a fare il trucco sposo. Oh, che responsabilità. Beh, aspettiamo. Intanto metto la borsa. Bella questa. No, col cavolo. Qui non ci regalano niente. L'ho portata dal tutti i prodotti, vero? Lavoresti anche tu, eh? Magari al tuo compleanno, vediamo un po'. Oh, arriva qualcuno. No, vabbè, non ci posso credere. Non ci posso credere. Veri. Lei? Aleida. E la stavo aspettando. Che deve fare? Il trucco. Ma si sposa oggi? Oh. Io non ho fatto neanche una prova trucco. Ah, le hanno parlato bene di me. E chi gliene ha parlato? Ah, Irina, la mia collega, simpaticissima. Vabbè, si metta seduta sullo scalpello alto che cominciamo. Sì, direi di spostare i suoi capelli biondi. No, nel senso, sposti i capelli, se no li sporchiamo. Abbiamo poco tempo, eh? Ah, non gliel'hanno detto? Ci vuole un po' per fare il trucco sposa, sì. E intanto mi racconti com'è il vestito? Oh, bianco. E il fortunato come si chiama? Sicuro. Aristide. Pensate. No, no, bel nome, bel nome. Non conosco nessuno con questo nome. È la prima volta che lo sento. E la prossima volta è la seconda.
faccio un po' di battute per smorzare la tensione, la vedo un po' agitata. Si calmi, questo sarà il giorno più bello della sua vita. Bene, abbiamo già iniziato le mani. Una curiosità, ma lei e Aristide da quanto tempo state insieme? Giusti, giusti. Bene, bene. No, chiuda gli occhi. Sì, chiuda gli occhi. Innanzitutto mettiamo due mollettine. Una la mettiamo qua. E l'altra la mettiamo qua. Nessuno più la carezzerà. No, ma non voglio portarle sfortuna, però si sa, il matrimonio è così. Se sono sposata? No. No, 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 io sono per il poliamore. Vivo relazioni aperte. Sentito parlare di ASMR. Glielo consiglio. Troppo scuro, dice. Ma no, il fondotinta deve dare quella luminosità e quell'effetto abbronzato, altrimenti non ci sarà contrasto con il suo vestito bianco. E quindi questo è un fondotinta luminoso. E giusto 3-4 toni più scuro del suo incarnato, ma non si preoccupi, va benissimo, benissimo.
trasformato che fa nella vita. Guarda i tutorial di makeup su YouTube e immagina. E lavora? Non lavora? Ah, ho capito. Beh, allora un sacco di tempo libero. Allora vediamo di impiegarlo bene. Iniziamo a stendere questo fantastico fondotinta marrone, color cioccolato, sulla sua pelle, color alabastro. Mai capito cosa fosse l'alabastro comunque. Se non mi cade dalla sedia. Possiamo darci del tu? Ah, vedo che siamo più o meno coetanee. Ah, forse lei è un po' più grande di me, vero? Quanti anni ha? 55? 56? Ah, massimo 57. Ah. Ah, mi scusi, no, no. Pensavo di più. Ma sarà che forse l'abbigliamento che ha oggi non si intona particolarmente con i suoi colori. Ma vedrà, farà un figurone con il vestito bianco, già la immagino. E i gioielli, i gioielli, di che colore li ho scelti? Ah, ha un bel diamante. E chi glielo ha regalato questo? Aristide. Logicamente. Bene, comunque. Un ultimo ritocchino qui. E la base è fatta. Perfetto. Adesso direi di passare al blush. E come blush metteremo questo. Un bel blush. Le piace? Rosa? No, 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 no. Il rosa è passato di moda. Assolutamente no. E per ringiovanirla faremo due pomelle proprio qui, al centro delle sue guance. Andremo a ricreare tutti i volumi del volto che sono stati cancellati con il fondotinta. Sì, certo. Possiamo usarlo anche come contouring. Vero, sì. Quindi, allora, un po' di blush qui. Sorrida. E non troppo, però, eh? Ah, così. Anche perché non c'è molto da ridere. E non pensi... Pensi a tutto lo stress della festa. È meglio che preservi i sorrisi per dopo. Quante persone dovrà sorridere falsamente. Insistiamo un po'. Ok, passiamo anche un po' sulla punta del naso. Anche un po' qui, sul mento. Scuro, ma non si preoccupi, andrà via. Il trucco, si sa, non rimane fino a sera. No, 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 ma nessun trucco può mai rimanere fino alla sera. Le hanno detto una bugia. E senta, come mai ha scelto proprio questo fantastico nostro negozio? Ah, ho capito. Ha fatto proprio bene. Ma proprio, 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 proprio bene. Adesso.
direi di spizzettare un po' le sue sopracciglia, visto che ci è andato un po' di fondotinta sopra e sono diventate arancione. Sì, guardi, ha una specie di boschetto qui al centro della fronte, sembra che abbia fatto un frontale con una rondine, quindi ma no, il fatto che siano biondi non c'entra niente, si vedono lontano un miglio. E andiamoli a togliere. Adesso direi di rendere anche un po' più simmetriche le due arcate sopraccigliari. Che ne pensa? Ma lei non deve pensare, ci penso io. Spinzettiamo un po' di qua. E sa che la nuova moda le vuole sottili, sottili, sottili. Anni 70. Ah no, ci mancherebbe, non gliele faccio così sottili. Anche se adesso devo renderle simmetriche, quindi avendo tolto di là devo togliere anche di qua. Adesso ne ho tolto un po' troppo di là, quindi cerco di pareggiare togliendole ancora di qua. Simmetria che ma si sa che le sopracciglia sono sorelle ma non gemelle. Adesso qui ne ho tolte di più, devo togliere qualche altro veletto, mi scusi, ma voglio cercare di renderle il più possibile somiglianti. Anche se credo sarà impossibile. Vabbè, più di così non posso fare. Adesso ho due bellissime linee sottili, sottili, a forma di arco, sopracciglia uovo. Le piaceranno, non si preoccupi. E comunque, anche se non le piacciono, si fidi dell'esperto. Questo è il trend del momento, assolutamente. Comunque, diamo una piegatina alle ciglia. Se non chiude. Oh, mi scusi, le ho pinzato un occhio. Tutto bene? Le esce sangue? Ah, peccato. Eh no, non intendevo. Meno male. Che fortuna. Questo è un aggeggio micidiale, però adesso le sue ciglia sono totalmente incurvate. È quasi un miracolo perché vedo che lei le ha molto. Come dice, troppo fluo, ma che? Ma assolutamente no. Allora direi di applicarle un bel giallo, così si intonerà con i suoi capelli. Glielo applico col dito, perché sa, qui i pennelli sono sempre un po' sporchi. Non si muova però, se non facciamo danni. Bellissimo. Che luminosità. Che splendore. Sarà la sposa più bella in assoluto. Completiamo l'opera. Dunque, le consiglierei un bellissimo rossetto che abbia del grigio all'interno.
importante che lei stia bene con i colori un po' desaturati. Beh, lo capisco dalla sua figura. E poi io ho un diploma come consulente di immagine, oltre che come truccatrice. Quindi, sì, si fidi, un rossetto con del grigio all'interno le starà meravigliosamente. Ok, allora direi di usare questo. No, non si preoccupi, non è proprio così grigio. Sembra grigio. Ma in realtà, apro la bocca. In realtà, chiuda. In realtà è più piombo. Color piombo. Perfetto. Si intona con tutto. Di aceto. Ah, non me ne ero mai accorto. Vabbè, ma tanto userà del profumo, immagino. Comunque, ora deve andare assolutamente, non c'è proprio tempo di fare alcuna modifica. Vuole vedersi allo specchio? Ok, io però devo andare, devo staccare, quindi lei mi aspetti solo 5 minuti qui seduta, non si muova, mi raccomando. E io poi le chiamo la responsabile che l'accompagnerà alla cassa dove logicamente dovrà pagare. Ah, ha pagato anticipatamente. Perfetto. Comunque però aspetti qui perché vado a chiamare la responsabile. Io devo assolutamente fuggire. Devo proprio scappare via, via lontano. Perché anche per me si è fatto molto tardi. E allora arrivederci, buon matrimonio. È bellissima, un fiore.